Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati nella mia serie dedicata all'attrezzatura da lavoro. Se vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo fatto un unboxing e abbiamo visto le specifiche tecniche per quanto riguarda la nuova mini smerigliatrice portatile della Milwaukee, che è questa, smerigliatrice della serie M12. In teoria avremmo dovuto testarla oggi, testare gli accessori che c'erano contenuti nella scatola e testarle soprattutto sui diversi tipi di materiali che si possono lavorare con questa mini smerigliatrice. Ma visto che mi avete contattato in tanti per chiedermi la differenza tra le mie varie smerigliatrici, in questo caso mini smerigliatrici, ho deciso di cambiare la recensione, magari fare la recensione più approfondita un'altra volta, e oggi parlarvi di tutte e tre queste mini smerigliatrici. Sono molto diverse tra loro, sia come specifiche tecniche, ma soprattutto come prezzo. Niente, ho deciso di procedere così. Ora ne vediamo una alla volta, vi spiego che differenza c'è tra una e l'altra, e poi andremo a testarle sul banco di lavoro. Incominciamo col parlare di Milwaukee. Milwaukee, che è questo il corpo macchina, come vedete, molto più grosso rispetto ai suoi competitor, che sono più piccoli e anche chiaramente più leggeri. Come vedete, solo il corpo macchina della Milwaukee pesa 690 grammi. Quindi il corpo più grosso, comunque più comodo da utilizzare, perché come vedete ha una forma V, quindi è più comodo da tenere in mano, visto che riusciamo a tenere la mano dritta e il disco verso il materiale che dobbiamo lavorare. Il corpo macchina chiaramente è più potente rispetto a quegli altri, visto che è nativo M12, è nativo brushless. Questo è l'accessorio che c'è contenuto nella scatola, anche se comprate l'attrezzo solo corpo, come ho fatto io. Come vedete, semplicissimo il collegamento. Con questo attrezzo possiamo tagliare le piastrelle oppure il legno senza avere problemi di scarico delle polveri o dei truccioli. Come vi dicevo, questo è l'attrezzo che preferisco. Io posseggo tutto della Milwaukee, sia serie M12 che M18, però preferisco la serie M12. Questo perché? Perché riescono a dare una buonissima potenza anche in corpo macchina veramente piccoli. Pensate che io addirittura riesco ad andare a casa della gente, a casa dei privati, gli monto un appartamentino intero di serramenti senza neanche portare il caricabatterie, perché basta che porto 4 batterie di questa fascia, diciamo, di questa piattaforma, e riesco a utilizzare tantissimi accessori. Come vedete, questa è la borsetta che porto a casa della gente quando vado a montare le finestre. Pensate gli attrezzi che riesco a utilizzare durante il giorno con 4 batterie. Come vedete, multiuso, un'altra piccola smerigliatrice che adesso andrà in pensione, chiaramente, addirittura il tassellatore, impulsi e trapano. Queste sono le batterie che mi porto dietro. Come vedete, utilizzo anche batterie non originali. Al massimo, se vi interessa, farò un video prima o poi che vi parla delle varie differenze tra batterie non originali e batterie originali. Questa è la smerigliatrice della Berner, come vi dicevo, marchiata Berner, ma in realtà è della Bosch, viene venduta anche dalla Bosch come serie professional. La piattaforma è quella da 10,8 volt, almeno quando era uscita si chiamava piattaforma 10,8 volt, funzionavano tutti gli attrezzi di questa piattaforma con batteria da 10,8 volt. Ultimamente sono uscite anche quelle da 12 volt e arrivano fino a 4 A e sono perfettamente compatibili. Io ho già testato questa con la batteria da 4 A e vi dico che è più performante chiaramente, ma non è a livello di Milwaukee. Milwaukee è un po' più performante sia come durata di batteria, ma anche quando la utilizzo soprattutto sul ferro noto che quella della Milwaukee è un po' più aggressiva. Corpo macchina, come vedete, è molto più piccolo rispetto a quello della Milwaukee e anche molto più leggero. Pesa 150 grammi in meno rispetto a quello della Milwaukee. E perché comprare questo prodotto della Bosch piuttosto che comprare un Milwaukee? Chiaramente il prezzo, perché quella della Milwaukee, tra che è appena uscito, tra che è più potente, costa all'incirca 220 euro. Questa invece costa 115 euro, alle volte su Amazon lo trovate anche in promozione a 90 euro. Quindi cosa succede? Se non volete spendere tantissimo, anche perché magari non lo utilizzate per lavoro, se comprate questa serie riuscite ad avere tutta l'attrezzatura all'incirca a 500 euro. Invece quella della Milwaukee, chiaramente costando il doppio, arriviamo addirittura a 1000 euro.
Infine parliamo di Parkside, questo è l'attrezzo che posseggo da più tempo, ormai più di un anno che l'ho comprato. Con 49 euro comprate l'attrezzo, la batteria, il caricabatteria e una comoda custodia che poi vi faccio vedere. Come vedete è molto simile a quello della Bosch, pesa un pochettino di più, una trentina di grammi in più. Ha una concezione ancora di motore a spazzole, quindi questo è il suo tallone d'Achille, perché cosa succede? Che consuma la batteria in maniera molto vertiginosa. Pensate che riesco a tagliare soltanto 4 rulli delle tapparelle, poi lo devo mettere a caricare. In quello della Berner invece riesco a tagliare 7-8, quindi il doppio, la batteria dura il doppio. In più il problema è che la batteria ci mette tantissimo a caricare, perché ci mette 2 ore a caricare con il suo caricabatterie originale. E non ho mai comprato una seconda batteria, perché questo attrezzo è comodissimo da utilizzare nella propria custodia, che è piccolissima, come vedete è questa, e al suo interno ci sta preciso la smerigliatrice e il caricabatterie. Non c'è spazio per un'ulteriore batteria. Testeremo tutte e tre gli accessori con i dischi della Berner, quindi della stessa marca. Ricordatevi che il disco del marmo e della piastrella ha un senso, quindi guardate prima la freccia prima di montarlo. Siamo giunti al termine della recensione. Come avete visto, con i tre attrezzi riusciamo a fare praticamente le stesse medesime cose. Chiaramente con quello della Milwaukee, che è più performante, riusciamo a tagliare il ferro e le piastrelle in maniera un po' più comoda e più veloce, con gli altri due un po' di meno. Con quello della Parkside ho trovato un pelino di problemi, se avete notato, sul legno. Il legno era un legno spessore 18 mm, con questi due attrezzi sono riuscito a tagliarlo completamente, invece con quello della Parkside, visto che il corpo macchina è leggermente più grosso rispetto agli altri, mancava un millimetro, non sono riuscito a tagliare tutto il legno per un millimetro, quindi vuol dire che la profondità di taglio di questa è all'incirca di 17 mm. Spero che la recensione sia stata di vostro gradimento. Se è così, mettete un like al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi auguro buona giornata, ci vediamo settimana prossima.